Buonasera. Allora, questo qui è il Ministero dell'Interno. Questo qui è il Regno della Lamorgese. Diciamo pure che da qui, insomma, vengono prese le decisioni che in qualche modo mi hanno toccato l'altro giorno a Torino. Qui, in poche parole, la ministra Lamorgese, il braccio armato del Draghistan, ti dice che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Da qui prendono le decisioni del tipo, quelle decisioni che in qualche modo hanno toccato, interessato parecchi cittadini che volevano manifestare, hanno interessato i portuali, hanno interessato i lavoratori, hanno interessato gli studenti che avevano protestato per solidarizzare con quel loro coetaneo morto nelle dinamiche dello scuola lavoro, alternanza scuola lavoro. E qui evidentemente la Lamorgese ha dato l'ordine al questore o al prefetto di Torino di bloccare i parlamentari. Quindi i parlamentari, grazie alle decisioni che vengono prese qui dentro, al Viminale, qui i parlamentari non possono esercitare il loro mandato, esattamente qui, in questo posto. Ora noi faremo una interrogazione parlamentare alla Lamorgese e vedremo se la Lamorgese si degnerà di dare una risposta. E l'interrogazione è molto semplice. Il ruolo di un parlamentare nel paese, l'esercizio del mandato parlamentare, può essere bloccato? Può un muro di agenti della polizia, che adesso sta arrivando, infatti hanno chiamato, sarà interessante, perché così almeno capiremo se un parlamentare non può esercitare pienamente il proprio mandato, oppure se in qualche modo può essere ostacolato dalle decisioni del ministro Lamorgese, che dice al questore di Torino dove un parlamentare può arrivare oppure no. Io lo so, un parlamentare non può entrare, può essere bloccato a Torino, perché così viene data la disposizione al... No, io voglio domandare, secondo lei è giusto? Voglio domandare, secondo lei è giusto che un parlamentare sia bloccato dalla polizia, come è successo al sottoscritto a Torino? Evidentemente la Lamorgese... È una cosa che non mi riguarda, non posso esprimere soprattutto. E qui dentro comunque non possiamo. Lo so, ma magari può uscire, che ne so, qualcuno. Perché poi noi facciamo le interrogazioni parlamentari. Ma no, sarebbe bello se arrivasse tipo il capo di gabinetto o qualcuno, cortesemente. No? Lo so. Le chiedo anche di non riprendere cortesemente. Io voglio capire. Abbia se un parlamentare, cioè, certo, no, ma, no, ma e sa che il mio invece lavoro ma non è stato però, rispettato però, no, per ordine del ministro Lamorgese. Allora, però sarebbe bello se un capo di gabinetto, buonasera, sarebbe bello se un capo di gabinetto, se un ufficio stampa, se qualcuno del ministero... No, assolutamente. Allora, cortesemente, ci possiamo andare fuori. Allora, per quale motivo un parlamentare invece... Però lei non risponde alla sua domanda. No, ma... devo rispondere alla sua. Perfetto, ma fra un po' usciamo, perché tanto era la provocazione, è già riuscita. Io so per certo che un parlamentare a Torino, anzi due parlamentari a Torino, sono stati bloccati... Ok, perché evidentemente la ministra Lamorgese ha dato quest'ordine, ma può un parlamentare essere bloccato nell'esercizio delle proprie funzioni da un muro di agenti di polizia? No. Lo so, perché infatti sono venuto appositamente nella casa del ministro Lamorgese, perché la Lamorgese... Esattamente, però io in qualche modo posso forzare... che so di forzare una regola di casa vostra, mentre un parlamentare viene bloccato dalle forze dell'ordine.
Allora, io farò l'interrogazione parlamentare, però so già che non darà alcuna risposta. Sarebbe bello se magari dicesse a qualcuno per conto del... Quindi non so di cosa stiamo parlando, è la parte di Torino, come dice... Lo so, no, ma siccome gli ordini vengono dati qui, ma sarebbe bello, se, che ne so, un qualcuno della segreteria del ministero, del ministro Lamorgese, scendesse e rispondesse alla domanda. Tanto lo so già che... Questa richiesta si può fare. Si può fare? Nell'attesa deve stare fuori. Nell'attesa deve stare fuori col telefono fuori. No, io col telefono fuori. Ma se vuole stare all'interno il telefono. Ok. Ma mi può dire a qualcuno della segreteria del ministro se può scendere una volta? Certamente. Visto che ci ho provato anche oggi a parlare con loro, ma quello lo facciamo sicuramente. Un senatore, a quanto pare, nella Repubblica parlamentare. Può continuare a fare la sua diretta, però fuori dal cancello. Lei continua a fare la sua diretta. Devo fare il coglione che aspetterà una non risposta. Perché non, questa risposta non arriverà, come non arriverà, perché so che qui non ci si può stare, esattamente come so che a un parlamentare non può essere precluso l'esercizio del mandato parlamentare. Ma io non la metto, in difficoltà, io non la metto in difficoltà, c'è la rottura del patto democratico, perché ad un parlamentare viene impedito, con un muro di polizia, viene impedito di espletare il mandato parlamentare. Perché il mandato parlamentare permette di entrare al Ministero dell'Interno senza autorizzazione? No, è un Ministero dell'Interno, può fermare. Non le permette, esatto, ovunque. Esatto, e quindi un Ministero dell'Interno invece può ordinare e può vietare l'esercizio di un mandato parlamentare? No, quindi siamo un no e un no. È un no e un no, ma io guardi, lo so che, allora, che posso... deve provocare per forza? Provoco esattamente come sono stato provocato. Ora, ovviamente questa provocazione, lo so che è gratuita, esattamente come gratuito è l'esercizio, o meglio l'abuso, e a me dispiace, io sto parlando con me stesso di fatto, è l'abuso ancora una volta da parte del ministro Lamorgese dei propri poteri. Ora io non mi voglio mettere in difficoltà, so già che la Lamorgese non risponderà all'interrogazione parlamentare, nessuno dei suoi stretti collaboratori mi darà mai una risposta, e tanto dovevo a coloro che eleggono e credono ancora nella democrazia e nel Parlamento italiano. Grazie mille. No, per quanto mi riguarda, sì. Per quanto mi riguarda, non lo fate, Lamorgese? No, se vuole sì. Sì, quel gradino. Io faccio quel gradino, però glielo dico. E poi noi andiamo a chiamare. Però glielo dico, non vengo preso per i fondelli due volte, quindi una mi, volta... Io non mi muovo da qui per fare una farsa. Cioè, ok, vediamo. Ok, io mi metto fuori. Però lei chiama qualcuno del ministero. L'ufficio di gabinetto. Ok, perfetto, io sto qua che aspetto. Io mi metto qua, aspetto e vediamo che cosa... Seduto no, neanche questo possiamo fare. Cioè, i parlamentari non possono fare un tubo. Allora stiamo in piedi vigilanti. O sulle panchinelle. Ma sì, stiamo qua. Tanto adesso io sono sicuro che ora arriverà qualcuno dal... Anche un niet va benissimo. Allora, lo ripeto. Questo che ho voluto fare è quello che facevo anche quando ero giornalista. Cioè, il potere va un po' stanato. E va stanato proprio nei suoi luoghi. A loro dà fastidio, poi poverini, loro non c'entrano nulla, no? Però a loro dà fastidio quando non gli rompi le scatole. Perché per il ministro Lamorgese, alla fine, i fatti di Torino andranno in batteria. Ora vediamo, perché io ho chiesto di avere una interlocuzione con un capo di gabinetto, con qualcuno. Però mi dà fastidio il fatto che quello che è successo a Torino rimarrà in qualche modo lettera morta. Perché il Presidente della Camera e il Presidente del Senato si sono ben guardati da solidarizzare, ma non tanto di solidarizzare con me o con Jessica Costanzo, che è un deputato, ma di difendere le prerogative di un Parlamento. Riannodo il fine del discorso. Noi eravamo a Torino, abbiamo fatto il nostro comizio. A un certo punto sappiamo che vi sono degli scontri tra alcune persone, alcuni manifestanti e agenti di polizia. Sappiamo anche che qualcuno viene manganellato, va a terra e chiamano l'ambulanza. Siccome siamo lì e siccome il mandato parlamentare, il lavoro parlamentare, si concretizza di atti quali per esempio l'interrogazione parlamentare, come posso lì a Torino essere credibile se non vado sul posto? Vado sul posto, io e Jessica andiamo sul posto, guardiamo. Dopodiché possiamo fare un'interrogazione sui fatti. Ma perché? Perché li abbiamo visti, li abbiamo potuti registrare. Secondo me era proprio un dovere del parlamentare andare lì.
quando chiediamo ai dirigenti della questura di Torino di poter andare, come basta guardare la diretta, no? Dei fatti di Torino, andiamo lì e ci viene risposto che non possiamo assolutamente entrare in quella zona. Cioè un muro di agenti di polizia armati di manganello, di scudo, di casco, insomma, in tenuta antisommossa, vieta a due parlamentari della Repubblica di espletare il mandato elettorale. Noi oggi abbiamo tentato di parlare con il Viminale, ma nessuno si è fatto vivo. Abbiamo anche tentato, anzi oggi predisporremo l'interrogazione parlamentare, ho parlato anche con Jessica. Allora ho detto, sai che c'è? Quasi quasi vado io a trovare il ministro. Il ministro non verrà, vediamo se almeno verrà qualcuno del gabinetto, cioè della stretta segreteria del ministro Lamorgese. Vediamo se qualcuno arriva e se qualcuno si degnerà di darci una risposta. A me basta soltanto avere una risposta. È possibile bloccare due parlamentari della Repubblica Italiana? È possibile rompere quello che è un patto democratico? Perché è inutile lamentarsi dopo che i cittadini non vanno a votare. I cittadini vanno a votare. Il grosso tradisce il mandato elettorale. Quegli altri che sono d'opposizione vengono bloccati. E così dovrebbe andare il paese. Per me no. L'avrei fatto da giornalista, l'ho fatto mille volte. Lo faccio ancora adesso come parlamentare. Qualcuno ci darà una risposta? A me interessa solo una risposta, in modo che almeno mi metto l'anima in pace. So che i parlamentari possono essere bloccati per ordine del ministro Lamorgese. So che basta un questore di Torino, un prefetto, per dire che un parlamentare non può andare a verificare che cosa è successo. Magari potevano esserci anche degli abusi, eh? Chi può dirlo? Quindi vediamo un po'. Io di sicuro non ho voglia di far finire a tarallucce vino questa cosa, però so già che l'interrogazione, tutte le interrogazioni parlamentari che abbiamo rivolto al ministro Speranza sono rimaste senza risposta, salvo poi arrivare la risposta dagli atti, perché quando facevamo l'interrogazione parlamentare sulle mascherine, dopo è arrivata la Procura della Repubblica e sta indagando Arcuri e compagnia cantante. Addirittura poi è possibile che fra un po' partano anche i processi. Abbiamo fatto le interrogazioni parlamentari sulle mascherine di FCA Auto loggate Presidente del Consiglio dei Ministri, perché i genitori dei ragazzi ce le davano. Abbiamo fatto l'interrogazione parlamentare, non si è degnato la risposta. E poi che cosa è successo? Che la stessa FCA Auto ha ritirato quelle mascherine perché ritenute non idonee. Capito? Non si degnano. Ma adesso vediamo al limite. Poi rimango qui e vi aggiorno nel caso di una risposta oppure no. È così, io non ho parole, ma io ripeto, lo faccio perché altrimenti con che faccia poi mi presento a chiedere un voto, a chiedere fiducia alla gente, ai cittadini. I cittadini dicono no, ma tanto non cambia nulla perché poi voi rimanete lì, ecco, no, come vedete noi siamo qua e non è una provocazione fine a se stessa, è perché proprio non ho voglia di ingoiare e cancellare quello che è accaduto a Torino. A Torino è accaduto un fatto grave, come sono accaduti fatti gravi a Trieste, nelle manifestazioni degli studenti, per non dire di tutti i ristoratori che vengono multati. Anche ieri a Ostia un ristoratore ha dovuto fare i conti con la polizia locale, con la polizia, tutta burocrazia, carte, segnalazioni, identificazioni, non si capisce mai nulla. Vabbè, qui tra l'altro al Viminale ci sono anche i leghisti, no? Quelli che dicono che non lavorano bene con la Lamorgese e poi guarda caso invece non la contestano mai, ma contestazione vera. Vediamo un po' se qualcuno... Ah, intanto vi voglio dire una cosa, noi ci vediamo
domani a Viterbo, perché ci fosse, e poi grande manifestazione sabato a Bologna. Vediamo se qualcuno arriverà, forse no. Vediamo se qualcuno viene. Sarebbe interessante. Sarebbe molto interessante. Almeno un po' di fastidio. Almeno un po' di fastidio a dire tu le interrogazioni parlamentari non le vadi mai. Stanno parlando. Evidentemente non se l'aspettavano, è un parlamentare così rompiscatole che sta sul pezzo. È sempre facile per loro. Tanto cosa volete? A loro che cosa cambia? Non cambia nulla, no? Chi se ne importa? Poi magari la pagherò cara, perché questa cosa qua, chissà poi quanti controlli mi verranno a fare. Vabbè ragazzi, vediamo se qualcuno viene. Perché bisogna fare così. Devi provocarli, cioè devi... Perché a quanto pare, ripeto, le interrogazioni parlamentari non hanno più senso. Va bene. Vi garantisco che adesso fra un po' la diretta la mollo, ma poi vi tengo aggiornati con le nuove. Ah beh, comunque poi abbiamo il grande Draghi che dice che dobbiamo scegliere tra la pace e i condizionatori. Questo è. Vediamo se arriverà mai una... Che poi, tra l'altro, nelle immagini, no, di Torino, avete visto un muro di poliziotti, c'erano dei presidi di forze dell'ordine, di polizia, incredibili. E a Torino poi ho sentito i cittadini, quei cittadini che le forze dell'ordine le vorrebbero, e come? Però le vorrebbero laddove ci sono i criminali, ci sono i delinquenti, ci sono gli spacciatori, c'è gente ubriaca che molesta. Vediamo se qualcuno arriva. Il parlamentare che non si accontenta e va al ministero. Perché io ripeto, sono qua al ministero dell'interno, il regno della Lamorgese. Vediamo se qualcuno arriverà. Se si degnerà mai di una risposta. Va bene, ragazzi, cosa facciamo? Ci aggiorniamo? Ci aggiorniamo dopo e vedo se qualcuno, magari spegnendo il telefono, si avvicina, perché hanno paura delle dirette. Va bene, ragazzi, ci aggiorniamo dopo e vi dico com'è il seguito della vicenda. Ciao, a dopo.